Eccoci finalmente all'episodio 3 dove tratteremo della realizzazione dello scheletro. La realizzazione dello scheletro è la cosa più complicata e complessa di tutta la realizzazione del muro, del catawall in questo caso. La difficoltà più grande appunto della realizzazione dello scheletro risiede nel fatto proprio di prendere i segni corretti dove forare per posizionare e fissare la staffa per il travetto che sosterrà poi l'inclinazione del muro. Utilizzeremo per questo il pannello che abbiamo realizzato appunto nell'episodio 2. Prima ancora di prendere i segni, ovviamente devi constatare che nel muro scelto ci siano i presupposti per forare. Cosa vuol dire questo? Devi vedere appunto dove andrai più o meno a forare, se e dove passano gli impianti elettrici e l'impianto appunto quello idrico, che è ancora peggio, che fai un disastro. Tra questo dovrei vedere la struttura del muro, se tiene o non tiene, quindi se è buono per i fori o non è buono. E per questo ti faccio vedere la bussatura, più o meno ti faccio capire cos'è. Come fai a sentirlo? Niente, prendi un martello, ti faccio capire più o meno cos'è la bussatura, in ogni caso in questa maniera c'è una comprensione più dettagliata. Allora, questo io muro pieno, come faccio a sentire? Che viene, si sente. Se vado a fare il soffitto, andiamo a vedere il soffitto, ti faccio sentire la differenza tra lo spigolo che c'ha il trave e dove non ha trave. Ok, senti, i tabelloni? Ok, quindi tabelloni, senti che suona. Pieno, questo è pieno, quando rimbomba dopo. E questa è la differenza. Cemento pieno, con i tondini suona tin, tin, cioè tu. Quell'altro don, don, rimbomba. Bussa lì. Una volta constatato che non passano gli impianti più o meno in quel muro lì, o sai dove passano e li eviti, e dove sono i travi, andiamo appunto a prendere i segni con il pannello. Lo posizioni sul muro dove vorrai posizionarlo. Io ti consiglio comunque di tenerti lontano dagli altri muri, cioè dallo spigolo, perché se no tu non utilizzerai la parte, diciamo, marginale del pannello. E quindi, perché se c'è una parete di fianco non potrai sporgerti per equilibrarti rispetto alle prese. Lo posizioni, lo tieni con una mano, prendi, fai appunto segni partendo da sinistra, lo spigolo in alto e poi lo a terra e segni a terra. A terra l'ingombro lo fai sia sul muro che anche sul pavimento. Lo prendi a un centimetro, cioè scusa, al margine, e poi lo prendi in base alla larghezza del trave che tu hai preso, quindi 8 o 10, ma non so quello che fai. Se lo trovi da 8, ti consiglio da 8. Costa di meno e alla fine il carico tiene, tiene. Ricordati che c'è 3 travi, quindi tiene tantissimo. Quindi, fatto questo, passi al centro. Al centro, diciamo, se fai la metà del pannello, ti segni la metà con il metro. Dalla metà parti, che ne so, è da 8, 4 e 4, e quindi te lo segni sul muro, ok? Te lo segni sul muro sopra eppure sotto. Da lì parti e vai a destra, stessa cosa, il margine a destra e poi l'ingombro 8. Ovviamente i travi cerca di metterli all'interno, quindi io che dico, dalla sinistra segni a destra l'ingombro del trave, al centro scegli anche sempre al centro, e poi quello di destra invece l'ingombro è tutto a sinistra. Ok, quindi il primo segno è sul margine e il secondo segno è dentro il pannello, quindi 8 o 10 cm. Ci siamo? Detto ciò, utilizzi ora il pannello, lo giri, whoop, e lo utilizzi come squadro. Lo segni in alto a 2 metri. Fai un segno a 2 metri da una parte, fai un segno a 2 metri pure dall'altra, lo metti in corrispondenza tutto a sinistra, non del primo segno più esterno, ma del secondo segno, e quindi prendi in corrispondenza l'ingombro del trave. Fai il segno sopra a 2 metri, stessa cosa, lo risposti al centro, stessa cosa, fai il segno a 2 metri sul
sul segno più a destra che c'hai. Poi ti giri, prendi l'altro margine del pannello dove hai segnato dall'altra parte, lo ritiri indietro perché ingombra il più, perché era 122, quell'altro segno era a 122 meno 4 centimetri, quindi lo tiri un po' più indietro e segni ovviamente in corrispondenza con il segno più interno che tu hai fatto e segni a 2 metri. Il segno che tu devi fare sulla parete è una L, quindi lo fai, se tu c'hai il pannello verticale fai il segno dritto e poi una L a distanza, una stecchetta che ti dà il limite. Questo a che ti serve a mettere la staffa a squadra. Ci porti via il pannello, prendi la staffa, la posizioni parallelamente al segno che hai fatto. Quindi ora andiamo sul segno che hai fatto tutto a sinistra sul muro. Ti posizioni tenendo quel segno sulla sinistra e da qui, questo è il segno, tu posizioni la staffa alla destra. Perché? Perché questo è l'ingombro del trave. Il travetto dovrà essere alle parti interna del trave. Questa è una questione estetica, cioè potresti mettere pure dall'altra parte, però ovviamente non lo puoi mettere in linea, lo puoi mettere, però dopo non lo agganci. Quindi lo dobbiamo mettere in maniera tale che qui c'è un trave e qui l'altro trave che passa. In questa maniera li incroci così, ok? Quindi c'hai il segno, poni alla destra, poni la staffa e pipipi, con la matita segni i quattro fuori che dovrai fare. Ovviamente non li prendere né troppo sui margini della staffa, quindi né troppo in basso né troppo di lato. Cerca di lavorare sempre centrale, ok? Quindi scegli i buchi centrali. Ovviamente non troppo appiccicati perché sennò il carico si diminuisce. Va bene. Dopodiché vai a quella centrale. Stessa cosa, quella centrale ti tieni sempre alla destra, quindi c'è il segno fatto la L, ti tieni alla destra dove c'è la L, ok? Mentre quello tutto alla tua destra ti porti all'interno, ok? Quindi c'hai il segno così, questo è il segno, tu metterai la staffa alla sinistra, ok? Quindi quei due segni di sinistra ti tieni alla destra, coi segni col segno a destra ti tieni alla sinistra. Hai preso i segni, niente, forare. Bo 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 bo, metti i fori. Il foro lo devi fare abbastanza profondo, almeno 6 centimetri. Allora, gli stop abbiamo detto, cioè abbiamo, dato che noi utilizziamo tre travi, io ti consiglio di non usare i tasselli e andare a lavorare direttamente con gli stop normali da 8. Ok? Perché? Perché 4 per 3 fa 12. Ogni stop, male che va, tiene 50 kg, fai per 12 quanto viene. Calcolando che il pannello è pochissimo inclinato, la maggior parte del peso scaricherà a terra, quindi il carico di questi stop, quindi stai tranquillo, metti solo gli stop da 8 standard. Il foro deve essere fatto almeno di 6 centimetri, vai sempre ad abbondare, ok? Quindi fai la misura, prendi lo stoppino, ti prendi la punta del trapano da 8 da muro, ti metti come riferimento lo stoppino e vedi dove la punta. Poi quando tu fai il foro, prendi il segno con la mano, tiri fuori e controlla se va bene o no. Detto ciò, prendi il trapano, metti la punta, appunto, la punta da 8 a muro, prolunga, ricordatelo, va bene, quindi prolunga, trapano, punta da 8, lo stoppino portatelo dietro, mettitelo in tasca, ok, e fai la prova, trapani. Quando trapani, ovviamente, oltre alla profondità del numero, profondità del buco, cerca di mantenere il più possibile anche lì l'ortogonalità, quindi perpendicolare alla parete. Quattro buchi, tu. Questo per tutti i segni che hai fatto. Dopodiché pulisci. Pup, pup, pup. Prendi gli stop, li infili dentro i buchi, li batti col martello senza romperli, piano piano, fallo arrivare a battuta del muro, a filo del muro.
prendi la staffa, cioè la viti. La vite è quella standard degli stop. Quindi prendi gli stop, sono 12 stop, no, in realtà non sono 12 perché sono 12 sopra e 6 sotto. Ok, quindi alla fine servono 12 e 6, 18 stop. Per sicurezza, prendi 25 e non se ne parla più, tanto uno stop da 8 serve sempre. Questo perché non si sa mai. Bene. Quando tu posizioni la staffa con le viti, cerca di mandare le viti a battuta. Ovviamente controlla che la testa della vite non entri dentro il foro della staffa, perché se no non si tiene la staffa, perché se la vite passa dentro, ciao, non è stoppata. Quindi in questo caso tu quando vai a prendere la staffa e prendi le viti, fai il check, se no ti prendi le rondelle. Le rondelle è inutile che si prendi troppo grandi, basta che è abbastanza grande che non passi nel buco. Tutto qua, solo questo. Fissata la staffa, posizioni il travetto. Il travetto come deve essere collegato? Allora, se riesci a trovare quella staffa che ho detto io, la staffa di testa, è meglio. Questa è la staffa. Una vita di qua, una vita di qua e due viti sotto. Basta. Hai fissato la staffa? Ci metti dentro il travetto. Il travetto va inserito ovviamente rispettando un minimo di ortogonalità, quindi lo incassi, tanto cioè, la staffa la prenderai della misura del trave presumibilmente, o da 10 o da 8, vedi tu, dipende da quello che hai scelto. E poi basta che tu ci metti una vite sul lato, l'altra vite dall'altro lato e due viti sotto. L'importante è che non scorra all'interno, quindi lo tieni bloccato lì. Stessa cosa, l'altro travetto, balabà, è l'altro travetto ancora. Il travetto è da 40, da 40 cm a 2 metri, così c'è un'inclinazione più o meno intorno 7-8 gradi. È più che sufficiente per allenarsi. Andiamo avanti. Una volta hai posizionato i travetti, prendi il trave grande, lo metti sul segno a terra, lo puntelli sul segno a terra e poi lo mandi a battuta con l'altro trave. E da qui tu che fai? Lo fissi momentaneamente, anche se è un fissaggio abbastanza serio, con la vite, con il vitone Torx passante che prende tutti e due i travi di traverso, le passa dentro a tutti e due e li unisce. E sto, lo fai su tutti e tre, dopodiché fissi il trave a terra. Per fissare il trave a terra basta la L, prendi la L, stessa cosa, la posizioni, ovviamente controlli il trave se è messo dritto, se è messo sul segno, posizioni la L a battuta del trave, fai il segno per terra, fai buchi per terra, metti gli stop e lo fissi per terra. Bastano due stop a terra, ok? Anzi, più che sufficiente, basterebbe anche uno. Però ne mettiamo due per non far ruotare la staffa. Sul verticale due viti. Ricordati di lavorare sempre al centro del trave. Non metti i viti sul bordo del trave, perché rompi solo il trave e non tiene niente. Detto ciò, messe anche le staffe a terra, che fermano ovviamente il trave a terra, vai a fissare con le L il travetto al trave e quindi di supporto, e quello lo metti sotto, anche lì due viti, lavora con due viti centrali sul trave e due viti centrali sul trave sopra, ok? Basta così. Stessa cosa sugli altri due incroci di trave. Che manca? Una volta fatti i buchi, pulisci, aspira, perché i buchi fanno un delirio, fanno un sacco di polvere, quindi conviene subito aspirarla. Lo scheletro ci sta, quindi ora manca solo l'assemblaggio dei pannelli sullo scheletro. Alla prossima volta l'episodio 4, crea la tua palestra in casa. Per rimanere aggiornato iscriviti al canale e schiaccia campanellina, così ti arriveranno le notifiche. Alla prossima, ciao.